veramente ultimo. Benvenuti alla prima edizione della partita del cuore pomaricana. All Stars contro Atletico Pomarico. Una bellissima iniziativa che è stata possibile grazie alla collaborazione di Pontino e di Gioffredi. Nella squadra degli All Stars giocheranno alcune delle vecchie glorie che hanno fatto la storia del Pomarico, come Di Motta, Montano, Gioffredi, Di Luca e tanti altri, ma vediamo subito le formazioni che scenderanno in campo. Per quanto riguarda l'Atletico Pomarico, abbiamo fra i pali Mancino, invece in difesa Joscia, Castaldio, Acito e Musillo. A centrocampo Lupo, Montano, Ciancia, Schiavone. In attacco il duetto Epifania, Perillo. Per gli All Stars invece abbiamo fra i pali Amati, in difesa Di Figola, Porpora, Marcello Pizzilli. A centrocampo Ferrandina, Di Motta, Gioffredi, Salluce, invece in attacco Fabio, Ramaglia e Salzano. Inizia così la partita. Gli All Stars dimostrano subito di essere giocatori esperti nonostante il loro periodo lontano dai campi di calcio, ma è proprio nel loro momento migliore che subiranno il gol con un'azione personale di Angelo Montano. Dopo qualche minuto segna per gli All Stars con un gran gol di testa Antonio Montano. Verso il trentesimo l'Atletico segnerà il 2-1 con Molinari che ritornerà nuovamente in vantaggio. Ma i guerrieri degli All Stars riusciranno a segnare il gol del pareggio con Fabio Ramaglia. Finisce così il primo tempo con il parziale di 2-2 e squadre negli spogliatoi. Nel secondo tempo entrambe le squadre corrono creando azioni da una parte e dall'altra. Al sessantesimo Mario Di Motta viene steso in area avversaria e l'arbitro indica il dischetto del rigore, dove lo stesso Di Motta segnerà il gol del 3-2. L'Atletico comunque riuscirà a vincere per 4-3 grazie ai due gol di Massaro al settantesimo e Molinari all'ottantesimo. Dallo studio è tutto e ci risentiamo ai prossimi aggiornamenti.